negozio oggetti penultimo, no, terzultimo shop prima di fine season, poi c'è domani, dopodomani, che ci sarà per poche ore, aggiornamento, e poi ci sarà per tutto il giorno, quindi terzultimo, sì, rotellina, le cozze, mi raccomando, andiamo in alto, è tornato Lewis Hamilton, quindi avevano ragione, 2400 V-Buck, tutto il bundle, 1500 la prima skin, 1800 la seconda skin, 800 invece il deltaplano, 500 la wrap. Andiamo a vedere nel dettaglio, eccolo qua, Lewis Hamilton, il primo stile, cioè la prima skin con il primo stile predefinito, poi il relax e quello completo da bordo pista, si può switchare con gli occhiali, senza occhiali, raga, con l'occhialata, è un tamarro assurdo. Poi vabbè, versione Lego che non ci interessa, lo zainetto che è praticamente uguale a quello di Billie Eilish, cambia il costume, quello di Billy, mi sembra che c'era tipo una specie di squaletto. Poi la seconda skin predefinita è blu azotato con il casco, senza casco, vediamo com'è così, e poi reattivo e non reattivo praticamente senza la scia. E dorso decorativo, si tiene dietro la schiena, lo spadone si tira fuori, si è equipaggiato insieme, fa questo rumore qua. Che non è male, non è neanche un granché, però in realtà. Poi deltaplano, una tavola da surf, eccola qua, due stili predefinito e invece blu azotato, insomma un altro colore, con il cagnolone sopra, la wrap invece è questa roba qua. Così così. Poi tartarughe ninja sono rimaste, Loki, Marvel sono rimaste, rimarranno ancora per un altro po', anche John Wick, anche Walking Dead, tutta questa roba qua. Poi abbiamo ancora la skin asso, il bando asso dei fuorigiri, poi Pepper Thorn, 1200 V-Buck, tre stili, cappello, senza cappello, occhiali, senza occhiali, rapitore orbitale dietro alla schiena, questo reagisce ai suoni, raga, tipo ora vi faccio vedere, fa questa cosa qua quando ci sono i suoni, si muovono le onde. Goof, carina questa skin, dietro alla schiena ha la borsa Fluff, super carino secondo me. Poi Goof Peluche 400 V-Baccozzi, questo reagisce al gameplay, felice, incazzato, triste. E poi Fluff Regale, che non è la bacchetta stella, però gli assomiglia parecchio, raga. Anche il suono quando si piccona lascia le stelline. Schianto terrestre 200 V-Bac, eccolo qui. Piroetta sempre 200 V-Bac, eccolo qua. Questo è un altro, è uno dei miei balletti preferiti. Poi scendiamo giù, abbiamo la banana. Una raga, come chiamarla, greca, dorso decorativo pergamena di Nanita, non so, così così, raga. Strumento invece di raccolta sono questi due cosi molto brutti, e la wrap, anche la wrap non è niente di che. Bando l'operazione micetto nero, che è carina, diciamo che è tipo una specie di non lo so, pilota, motociclista, si può cambiare lo stile del casco, non si può togliere, dietro la schiena olografico del gatto pirata, tra virgolette, i picconi sono doppi, fanno questo suono qua, niente di che, la wrap e quest'altra roba qua, e poi ci danno lo stemma che non si può vedere, eccolo qua, è buggato infatti, non si può vedere comunque, raga, lo stemma da mettere. Poi il lobby, per intenderci, questo qui di fianco al nome. Poi torniamo dove eravamo, solo i picconi 800, solo la skin 1200, poi abbiamo ordinaria amministrazione 500 V-Buck, Electro Swing 500 V-Buck, carino. Questo lo chiedeva qualcuno settimana scorsa. Jingu Bang 1200 V-Buck, poi abbiamo Cavaliere Rosso 2000 V-Buck, scudo dietro alla schiena, stiloso 100%. Poi Wukong 2000 V-Buck, le sue bandierine dietro la schiena. Marius, che è uscito l'altro ieri, non ci soffermiamo. Poi Rocket Racing, Billie Eilish e Lego e tutti gli altri bundle in fondo. Raga, qualcuno mi chiedeva della skin di Billie Eilish, qua Pass Festival 1800 V-Buck. Ci fermiamo qui. Le cozze non avete messo subito, domani forse no live, nel caso alle 3 sul canale Viola. Ciao.